siamo nello spazio che dedichiamo ai bambini eventualmente che hanno problemi di tipo di autismo, oppure anche persone con disabilità. Qui abbiamo un accesso anche direttamente dall'esterno. Un'infermiera pediatrica dedicata al bambino, con tutto il tempo che necessita per l'esecuzione del prelievo, e in uno spazio appunto dedicato con il maggior relax possibile e una grafica che aiuta il bambino a distrarsi. Il bambino o l'utente, insomma, che ha queste particolari esigenze, si sente quasi coccolato, quasi come essere nella propria cameretta, nella propria casa, quindi protetto È la dottoressa e Giorgia senza Bompani avere a raccontarci più questo luogo stress, davvero della particolare, un pressione, ambulatorio medico dell'affetto, del pensato su tipo. misura per i pazienti con disabilità e con fragilità. Siamo al poliambulatorio Nuovo Sant'Orsola, realtà all'avanguardia lungo via Sidoli. Ci troviamo in questo luogo perché con questo centro l'ANNI, cioè l'associazione più importante sul territorio, attiva nella rappresentanza e nella tutela delle persone con disabilità, ha costruito una forte collaborazione con l'obiettivo di offrire agevolazioni e sconti per i propri associati. È in sostanza la forza del tesseramento, e di questo vogliamo parlare qui a Disabili senza barriere. Per ANNIC vuol dire aggiungere, tra i tanti servizi che abbiamo già, aggiungere diciamo, un sostegno in più alle, non solo ai nostri iscritti, ma alle persone con disabilità, alle loro famiglie che hanno bisogno, ad esempio, di fare determinate visite mediche, esami del sangue o altro, fatte a domicilio, ma anche dentro un centro molto attento alle fragilità, alle esigenze, ai bisogni di, ad esempio, di tenere in maniera insonorizzata, tranquilla le persone o i ragazzi che sono affetti da autismo. Il presidente di ANMICE Parma, Walter Antonini, ci spiega in cosa consiste la collaborazione in materia sanitaria sancita con il Nuovo Sant'Orsola, importante e riconosciuto poliambulatorio e laboratorio di analisi. Per gli associati la possibilità di avere sconti sulle prestazioni e, anche per i familiari, di avere luoghi idonei e uno spazio riservato per persone particolarmente sensibili o con esigenze particolari, ad esempio con disturbo dello spettro autistico. La collaborazione con ANMIC è nata per venire incontro alle esigenze dei pazienti con fragilità, verso anche i caregiver, quindi chi deve offrire assistenza al paziente con fragilità, quindi dal bambino fino alla persona più anziana, con le diverse fragilità che la disabilità può portare. Ma c'è qualcosa in più perché la collaborazione fa leva anche sulla relazione, sulla condivisione di esigenze, attenzioni e sensibilità, insomma, su un approccio specifico. Ci sono due parcheggi riservati ai disabili, ad esempio, e la domiciliarità di alcune prestazioni specialistiche. La strumentazione è disponibile anche a domicilio, quindi ecografie, ma anche elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, disponibile appunto per i pazienti a domicilio con refertazione in telemedicina, quindi senza più avere appunto il disturbo, diciamo così, di dover ritirare il referto presso la nostra struttura, ma direttamente presso il proprio domicilio, via telematica, direttamente il medico può fare la refertazione. Il significato vero, profondo, di affidarsi ad un'associazione, sottoscrivendo la tessera e diventando associato, la fiducia di sentirsi a casa e in buone mani, ma anche avere a disposizione servizi e agevolazioni. Questo dimostra in sostanza la collaborazione con Nuovo Sant'Orsola e questa è la linea guida di una realtà come ANMICE Parma, una sorta di associazione 4.0. Credo che ANMICE in questo momento abbia, diciamo, impostato tutta la sua attività
sul dare delle risposte, tutte le risposte possibili ai bisogni delle persone con disabilità, ai caregiver, ai loro familiari. Tra questi credo che dia un valore aggiunto alla tessera, che è già un sostegno alle tante cose che noi facciamo. Ci sono le convenzioni, gli accordi con i servizi, gli accordi con l'ente pubblico, gli accordi con tutte quelle cose che servono a una famiglia, a una persona con disabilità, a un anziano che sta perdendo autonomia gradualmente, tutte quelle risposte ai bisogni. E le convenzioni sono queste, sono tante e danno queste risposte. Per gli iscritti il tesseramento significa fiducia, presenza, ma anche servizi e convenzioni. Per Anmic Parma invece è la spinta ad un miglioramento costante e le risorse per garantire i propri servizi, risorse che arrivano così e con le donazioni, non per scelta, da contributi pubblici. Questo perché vogliamo essere liberi e garantire ai nostri associati la nostra libertà anche di esprimere giudizi negativi o positivi, qualsiasi giudizio sugli enti pubblici. E questo è, credo, una delle caratteristiche che deve essere non solo patrimonio nostro, ma anche di chi si avvicina ad Anmic, sapere che ci si affida a un ente che è assolutamente libero, autonomo, di affrontare qualsiasi problematica, proprio perché basta la tessera, basta sostenerlo, a sostenere Anmic attraverso le donazioni o appunto il tesseramento. E col passare degli anni l'associazione ha implementato le proprie attività, i servizi per gli iscritti in una struttura con operatori e consulenti specializzati vanno dalle barriere architettoniche a colfe badanti, dallo sportello psicologico a quello informatico, dal prestito ausili all'amministratore di sostegno. Ma accanto a questo c'è una serie di convenzioni di vario tipo, riguardano mondi afferenti la disabilità e quindi mobilità, salute e benessere, ottica, ascensori, ma non solo, anche tempo libero, svago e cultura. Questo perché, ci spiegano dalla sede di Via Stirone, la persona con disabilità non è la sua disabilità, ma la persona. A noi piace sempre questa cosa che non riusciamo, giustamente per fortuna, perché il lavoro bello è questo, a non dire più questo noi non lo facciamo, perché dove non arriviamo noi e quindi tutti i nostri servizi, diciamo anche burocratici, tecnici, di consulenza, per i quali siamo riconosciuti come una realtà molto professionale, molto preparata, eccetera, ci siamo dotati e continuiamo ogni giorno a dotarci di collaborazioni, di convenzioni che appunto completano, diciamo, quello che è il menù di tutte le opportunità che diamo alle persone. In generale lo scopo rimane dare risposte a tutti i disabili e su tutto, direttamente o meno, come spiegano i vari professionisti che collaborano con l'Anmic. Anmic penso che sia una realtà ormai consolidata sul territorio, un punto di riferimento sia per il paziente che per i propri familiari, dando appunto un ventaglio di offerta di servizi che appunto vanno ad aiutare la persona e i propri familiari, e noi in questo ci siamo messi in gioco collaborando proprio a braccetto con questa associazione. Sicuramente Anmic sta diventando un punto di riferimento sempre più importante per l'approccio che ha nei confronti delle istituzioni e delle persone con disabilità. Le associazioni una volta erano forse costrette a lottare per i propri diritti e recriminare continuamente e rivendicare quello che non veniva assolutamente mantenuto dalle istituzioni. Anmic continua in maniera ovviamente ferma a difendere i diritti delle persone con disabilità, ma allo stesso tempo è propositiva, porta avanti sempre nuove iniziative per far sì che le persone con disabilità diventino un soggetto sempre più attivo all'interno della comunità. Gerardo Malangone è un altro esempio di collaborazione. Il suo CPO Mobility è un punto di riferimento in tutto il territorio per ausili e presidi per l'autonomia. Per gli associati Anmic, come lui stesso, ci sono sconti su prodotti e noleggi. Significa prima di tutto trovare qui all'interno della nostra struttura un'accoglienza preparata di persone che sanno quali possono essere le problematiche legate alla disabilità,
non solo nella prima risposta, che è quella di favorire la mobilità delle persone con difficoltà, ma anche tutto quello che ci sta dietro, quindi l'adeguamento del domicilio piuttosto che la guida dell'automobile con vari adattamenti per chi ha necessità particolari anche nella guida. Vuol dire ad esempio prendersi cura delle persone a domicilio e avere perciò anche un'attenzione su quella che è la ricerca di badanti, infermieri e tutti i servizi che possono essere previsti per il domicilio. Una rete dunque sempre più ampia e articolata, basata sulla professionalità. L'obiettivo, ci sottolinea Anmic, è essere sempre di più un punto di riferimento a Parma e sul territorio per le persone disabili e per le loro famiglie, con una serie di servizi e con la tutela di tutti i diritti. Questo soprattutto nel quadro e in un'ottica di cui siamo coscienti da sempre, è che una persona che ha disabilità, ma soprattutto un caregiver, una famiglia, quando si trova ad affrontare i temi della non autosufficienza, perché si ha un familiare che diventa anziano, o a fronte di un incidente o di una patologia, eccetera, si trova spesso spaesato, si trova spesso smarrito, non sa subito dove andare. E il nostro obiettivo è dire, ribadire, proprio attraverso tutti i servizi, c'è Anmic. Da Anmic ti accompagnano in tutti i passaggi burocratici, tecnici, di consulenza, di operatività, di servizi socio e sanitari, perché questo è l'obiettivo che ci siamo dati e che stiamo raggiungendo e che direi ormai ha raggiunto un'altissima qualità. Racconteremo nelle prossime puntate altri esempi di collaborazioni di questo tipo. Intanto la nostra rubrica Volontari senza barriere. La scuola Penny Wharton è nata circa 15 anni fa dall'iniziativa di due scrittori e insegnanti di Roma, Eraldo Finati e Anna Luce Lenzi. E questa scuola è stata pensata per gli stranieri che vengono nel nostro paese e che hanno bisogno di apprendere l'italiano e di condividere anche l'italiano. La caratteristica principale della scuola è che si svolge con un meccanismo diciamo peer to peer, uno a uno, quello è l'ideale, oppure uno a due, e quindi si svolge in grandi spazi con tanti tavoli dove ognuno interagisce con ognuno inteso come volontario interagisce con una persona straniera, studente. La scuola è completamente gratuita, non ci sono soldi e anche i posti dove si svolge devono essere forniti gratuitamente o dalle amministrazioni comunali o da altre associazioni. A Parma è iniziata inizio ottobre del 2023 con poche persone, però nel giro di alcuni mesi si è incrementata molto la partecipazione sia degli studenti che dei volontari. Abbiamo superato anche il numero di 40 volontari e una sessantina di studenti. Lo spirito è quello appunto di fornire gratuitamente questo servizio, e di accettare tutti sempre, anche quando le situazioni possono essere un po' più di emergenza, di non segnare le assenze ma le presenze e dare una disponibilità ampia, ecco, queste persone che spesso hanno bisogno di questo rapporto diretto e alcune volte si troverebbero in difficoltà in una classe tradizionale. C'è una sperimentazione anche all'interno del carcere di Parma con l'associazione Rete Carcere. Attualmente le scuole Penny Wharton in Italia sono oltre 60 in tutte le regioni italiane e solo in Emilia Romagna ci sono presenti 9 scuole. Questo fa pensare davvero che questo sistema, questo metodo, questo stile sia efficace, sia valido. Ecco. La barriera che cerchiamo di superare è quella della differenza culturale e linguistica delle persone che arrivano e di riuscire a condividere le varie culture. Cioè non è solo noi che portiamo loro nella nostra cultura, ma è proprio uno scambio molto bello, anche molto ricco, quindi anche il volontario veramente si arricchisce a fare questa attività.